Per chi non mi conoscesse, io sono Marco Zucchini, sono un istruttore di fotografia subacquea e ovviamente socio del Ciuca e appassionato di fotografia. Settimana scorsa avevo impostato la serata ipotizzando che qualcuno mi chiedesse che tipo di attrezzatura poteva essere opportuna scegliere per fare appunto della foto sub. Invece stasera risponderei all'ipotetica domanda di che tipo di fotografie si possono fare in immersione, perché chiaramente ci troviamo in una scusate, ho interrotto la condivisione e riprendo subito, eh. Ok. Allora, dicevo, che tipo di fotografie possiamo fare in immersione? Perché sostanzialmente quando si comincia a fare fotografia si scende in acqua, magari con la classica compattina, diciamo, base, e si comincia a scattare fotografie a pesci piuttosto che l'ambiente marino e questo tipo di cose. Però in realtà ci sono due tipologie di fotografia che sono particolarmente premianti nell'ambiente subacqueo e sono quelle che sono infatti più gettonate. Quella di cui parlerò più diffusamente stasera è la macrofotografia, perché ci sono tutta una serie di motivazioni per cui la macrofotografia è particolarmente adatta a chi fa fotografia subacquea. Dunque, innanzitutto perché l'assetto che abbiamo in acqua, lo accennavo già settimana scorsa, è un assetto molto diverso da quello che abbiamo quando siamo, diciamo, a terra, terrestri e quindi soggetti alla forza di gravità e in posizione verticale. Quando lavoriamo in acqua, lavoriamo in assetto orizzontale e in assetto neutro. E questo per la macrofotografia avvantaggia tantissimo, perché chiaramente abbiamo la possibilità di avvicinarci già per la posizione che assumiamo in maniera naturale nell'acqua, con la testa in avanti e in orizzontale, ai nostri soggetti, siano essi su una parete di un fondo, siano piuttosto su, appunto, sul fondo stesso, siano in acqua libera, però abbiamo la possibilità di avvicinarli in maniera molto più facile, piuttosto che la macrofotografia terrestre, dove se vogliamo andare a fotografare, non so, degli insetti in un prato, dobbiamo trovare il sistema di metterci sdraiati per terra, piuttosto che in ginocchio, usare un treppiede, comunque diventa una cosa molto più laboriosa. Mentre la macrofotografia subacquea a mano libera è più facile e questa cosa ci porta indubbiamente a cercare di fare questo tipo di fotografia. In più, l'ambiente subacqueo è un ambiente dove i soggetti di piccole dimensioni sono abbondantissimi, perché per chiunque ha fatto un po' di immersioni e si è concentrato anche in un piccolo metro quadrato di ambiente coralligeno, oppure anche, non so, nella posidonia, sulla sabbia, in mille tipologie di ambiente subacqueo che possiamo trovare, se ci concentriamo sulle piccole cose, noi possiamo prendere uno scoglietto e se stiamo molto attenti a quello che possiamo trovarci sopra, possiamo trascorrere un'intera immersione a guardare quello che c'è su quel singolo scoglietto. Per cui è un ambiente che si presta particolarmente a questo tipo di fotografia. Ultimo motivo, la consiglio caldamente a chi inizia a fare fotografia subacquea perché è il tipo di fotografia che inizia a regalare delle buone soddisfazioni, quindi si riescono a raggiungere dei discreti o buoni risultati in maniera molto più facile piuttosto che le altre tipologie di foto che si possono fare in immersione, soprattutto la fotografia subacquea grandangolare, che invece è decisamente più difficile da fare. Per cui parliamo di macrofotografia e la macrofotografia ci è permessa anche fino a raggiungere degli ottimi risultati, anche con delle macchine compatte, anche con delle macchine compatte, diciamo entry level, perché comunque sia ormai molte macchine compatte e sicuramente quelle che andremmo a scegliere se volessimo usare delle macchine compatte per fare fotografia subacquea,
hanno quella opzione che si chiama super macro, piuttosto che chiamatela come volete, però diciamo hanno un'opzione che ci permette di avvicinarci moltissimo a dei soggetti anche di piccolissime dimensioni e di poterli mettere a fuoco e di poterli fotografare. Quindi questo fatto chiaramente ci mette in condizioni, già con un'attrezzatura base, di poter portare a casa delle fotografie di buon livello. Chiaramente se invece parliamo di ottica intercambiabile, quindi di mirrorless piuttosto che di reflex, ovviamente andremo ad utilizzare degli obiettivi macro proprio dedicati per questo tipo di fotografia e ovviamente potremo ottenere dei risultati anche diversi e poi lo vedremo. Da non sottovalutare il fatto che le compatte, e se andate a vedere qualche risultato di qualche diciamo concorso di fotografia subacquea che normalmente suddivide tra, oltre che le tipologie di foto, suddivide anche le fotografie fatte con reflex piuttosto che con macchine compatte, se andate a vedere nella categoria compatte, spesso e volentieri ci sono delle fotografie scattate con delle macchine compatte, quindi non reflex, che rivaleggiano per quello che riguarda la macro con le fotografie reflex, perché ormai queste macchine sono di buonissima qualità. E soprattutto il fatto di poter usare una custodia di dimensioni ridotte spesso ci permette di avvicinarci a un soggetto magari particolarmente piccolo o soprattutto magari infilato in un anfratto, insomma di difficile avvicinamento per chi utilizza una custodia di grandi dimensioni. Invece se stiamo utilizzando una compattina, quella lì magari ci permetterà di avvicinarci fino a pochi centimetri dal soggetto. Quindi certe foto proprio fisicamente si possono fare con una macchina compatta, ma non si possono fare con una macchina reflex. Allora, se cominciamo con una macchina compatta base, che quindi non dà la possibilità di fare regolazioni manuali o comunque non tutte le regolazioni sono gestibili a livello manuale, quello di cui dovremmo sostanzialmente occuparci quando cominciamo a fare macrofotografia con queste macchine è semplicemente la messa a fuoco del soggetto, che chiaramente è fondamentale per la macrofotografia perché è proprio la messa a fuoco che va a stagliare il nostro soggetto dal resto della foto, e sostanzialmente la composizione dell'immagine, quindi cercheremo di posizionare il nostro soggetto dove vogliamo all'interno dell'inquadratura. E quindi gestiti questi due problemi si scatterà la foto, e quindi è, diciamo, una tecnica relativamente facile. Le fotografie che andremo a ottenere sono fotografie che saranno, quando abbiamo imparato a mettere a fuoco, quando sono illuminate in maniera corretta, riusciremo a ottenere delle foto che da un punto di vista tecnico sono foto corrette e iniziano a dare soddisfazione, anche se sono quelle foto che i fotografi subacquei o i fotografi naturalisti in generale chiamano ID pictures, cioè fotografie che servono per identificare quel soggetto. Quindi saranno dei soggetti che si capisce chiaramente di che specie stiamo parlando, che si vedono bene, che magari concedono un po' poco all'aspetto, diciamo, tecnico piuttosto che creativo della fotografia. Però è un primo risultato che chi sta cominciando inizia a portare a casa con soddisfazione, e quindi da lì si può costruire per provare a migliorare la propria tecnica. Allora, io adesso vi faccio vedere proprio qualche foto, e la serata la gestirò così, facendovi vedere delle foto e commentandole, di modo che capiamo quello di cui stiamo parlando. La foto che vedete di questo organismo verde, che è un ghost pipefish, quindi della famiglia del cavalluccio di mare, una specie tropicale, e la vedete, questa è una foto fatta con una compatta, con i settaggi completamente in automatico e quindi chiaramente correttamente messa a fuoco, quindi vedete che il soggetto si identifica chiaramente, e non è così banale perché è un soggetto
molto mimetico e quindi è molto facile scambiarlo per un'alga, però se riusciamo a staccarlo dal fondo, come è capitato in questa fotografia, riusciamo a identificarne quelle che sono le forme, per quanto strane esse siano. E questa è la classica ID picture, cioè è una foto dove il soggetto è posizionato nel centro dell'immagine, non ha particolari velleità artistiche, però è corretta tecnicamente ed è una soddisfazione da fare, soprattutto quando capita di fotografare dei soggetti che non sono poi così comuni o facili da incontrare. Ok, questa è un'altra fotografia dello stesso genere, sempre scattata con una compatta, sempre scattata con i settaggi completamente in automatico. È un bivalve particolare che nella sua fase giovanile praticamente non è ferma, non si fissa al fondo, ma con queste specie di tentacoli è in grado anche di muoversi sul fondale, e anche qua la identifichiamo correttamente per la specie che è, senza diciamo andare a cercare chissà quale effetto, chissà quale composizione dell'immagine. Questa, siamo sempre sulla stessa tipologia di foto, l'ho scelta perché rende l'idea della dimensione che dei soggetti che possiamo raggiungere. Questo è un mandarin fish che è capitato si appoggiasse sul braccio della guida subacquea con cui stavo immergendomi, e quindi scattando la fotografia a fianco della zip, della cerniera lampo della muta, si riesce a capire qual è la dimensione del pesce. Però anche qua, vedete, è una fotografia scattata con il flash integrato della macchina, quindi vedete molta sospensione nell'immagine. Quindi è una fotografia anche qui dove identifichiamo chiaramente la specie senza raggiungere particolari diciamo livelli di creatività. Anche qua sono due nudi branchi, che uno che insegue l'altro, è uno messo in orizzontale e l'altro in verticale. Vedete che poi parleremo della profondità di campo, quindi della porzione dell'immagine che viene messa a fuoco. Anche questa è sempre una foto scattata con una compatta con i settaggi in automatico, e questo è il risultato che si può ottenere. Sono fotografie non certo da concorso, però sono fotografie che chi inizia a farle si può essere soddisfatto, si porta a casa un ricordo di qualche specie particolare che ha visto, e comunque sia sono foto gradevoli da vedere o da far vedere agli amici. Questa l'ho messa per, diciamo, testimoniare che anche con una compatta si possono raggiungere anche dei livelli di macrofotografia molto spinti. Quello che vedete qui è un cavalluccio pigmeo di una specie che si chiama Pontoi, che è veramente una specie di piccolissime dimensioni. Quel cavalluccio non raggiunge sicuramente i 2 centimetri di lunghezza in totale, ed è fotografato utilizzando la torcia di un altro subacqueo che lo stava illuminando dall'altro lato, e quindi lo vedete praticamente quasi contro luce, gli si legge praticamente attraverso la pelle quelli che sono gli organi interni. Però soprattutto è per dire che anche con una compatta si può iniziare a fotografare delle cose veramente piccole senza dover andare a utilizzare chissà quali attrezzature, per cui da questo punto di vista già con la prima macchina fotografica di cui ci si può dotare, se ha la funzione super macro, possiamo andare a fotografare soggetti estremamente piccoli. Ok, detto questo, parliamo di illuminazione, quindi parliamo di flash. Lo accennavo già settimana scorsa quando parlavo dell'attrezzatura. Il primo step macroscopico che si può fare da un punto di vista di attrezzature per migliorare in maniera sensibile quella che è la qualità delle vostre immagini subacquee è dotarsi di un flash esterno. Ovviamente la luce in immersione è fondamentale, perché chiaramente lavoriamo in un ambiente dove comunque sia, per quanto l'acqua possa essere trasparente, comunque abbiamo sempre meno luce rispetto che in ambiente esterno. In più l'acqua assorbe i colori, quindi se vogliamo ripristinare determinati colori l'unica strada è quella di utilizzare un'illuminazione artificiale. In più, a differenza del flash integrato della macchina che diciamo illumina i soggetti dritti davanti a noi, la possibilità di dotarsi di un flash esterno con un braccetto ci permette di far arrivare la luce in maniera obliqua al soggetto, e questo toglie molto di quell'effetto di sospensione che abbiamo visto in una delle fotografie precedenti, perché chiaramente la luce non va dritta dalla lente, quindi dall'obiettivo, fino al soggetto, ma arriva di taglio, e quindi
non illumina la sospensione, ma va a illuminare direttamente il soggetto. Ora, io qui ho scelto qualche foto scattate con sempre una macchina compatta dotata di un singolo flash esterno, per poi andare a fare a vedere la differenza che c'è tra una, quando si scatta con un unico flash e quando si scatta con due flash. In questo caso è piuttosto evidente che la luce colpisce il soggetto dal lato destro, quindi qua vedete un pesce rana giallo con di fianco un tunicato più o meno che imita sia il colore che la forma, e vedete che ha un lato chiaramente illuminato dal flash, che quindi con la luce che gli arriva da destra, mentre il lato sinistro rimane ombreggiato. Non è che sia necessariamente un difetto della fotografia, ci sono sicuramente più ombre, e quindi è già qualche cosa che si può utilizzare se si vuole ottenere un determinato risultato. Quindi qua vedete una serie di fotografie scattate con un unico flash. Qua vedete che invece la luce arriva da sinistra, illumina la murena da un lato, e quindi la murena praticamente lascia un'ombra sull'altro lato dell'immagine. Anche qui abbiamo un piccolo crostaceo, vedete, su questo corallo molle, e in questo caso è evidente che la possibilità di avere un flash che illuminava il soggetto anche dall'altro lato avrebbe reso sicuramente la foto migliore, perché qui vediamo l'occhio del soggetto, che è quel puntino nero che si vede, e che nelle fotografie macro l'occhio è uno dei, se non il punto più importante della foto, sicuramente uno dei, dei punti più importanti, e qua ce l'abbiamo all'ombra. Quindi vedete che noi abbiamo una luce che illumina il soggetto sulla destra, mentre tutto il lato sinistro dell'organismo, del soggetto, rimane comunque all'ombra, è perché stiamo usando un flash solo. Stesso discorso, dettagli di una stella marina tropicale, molto molto ravvicinati, e anche qui la luce di un unico flash colpisce la stella marina dal lato destro, e quindi avete un lato illuminato e un lato più scuro. In questo caso magari il contrasto può anche essere gradevole, però ecco, considerate che se noi avessimo avuto un altro flash sull'altro lato avremmo avuto sicuramente più omogeneità nella diffusione della luce sul soggetto. Sempre lo stesso discorso, anche qui abbiamo una luce che arriva da destra, e vedete che abbiamo i due pagliacci nell'anemone, quello più vicino al bordo dell'immagine è orientato in modo da poter diciamo prendere la luce del flash, quindi è illuminato, mentre l'altro, che è coperto dall'anemone ed è messo nell'altro lato, rimane invece all'ombra. Ok, adesso vediamo invece cosa succede nel momento in cui stiamo utilizzando due flash. Ora, queste sono foto anche scattate con una macchina reflex, quindi magari la qualità dell'immagine è anche, diciamo, superiore. Quelle sono foto sicuramente più vecchie, quelle che avete visto prima, però qui le ho scelte più che altro per farvi notare la differenza nella distribuzione della luce all'interno dell'immagine. Ecco, vedete, cioè qua non abbiamo un punto preciso da cui la luce arriva e colpisce il soggetto, ma la luce è diffusa su tutta l'immagine, quindi il soggetto è illuminato nella sua interezza, e anche l'anemone con un colore chiaramente contrasta con il pesce pagliaccio viene illuminata in maniera uniforme, e questo è una cosa che si può raggiungere utilizzando due flash. Stesso discorso, qui abbiamo un granchio freccia, un granchio del crinoide messo a testa in giù sotto un crinoide, quindi in una posizione dove se io avessi utilizzato il mio singolo flash sul lato destro col mio braccetto avrei avuto praticamente tutto l'organismo all'ombra. Qua invece riesco a illuminare sia tutto il crinoide sul lato destro e le chele dell'animale, e con il flash sinistro riesco a illuminare tutto il resto del soggetto, e quindi abbiamo sicuramente una quantità di luce superiore. Anche qua, stesso discorso, questa è una specie di pesce pagliaccio, una femmina di un pesce pagliaccio con questi colori molto scuri all'interno di un'anemone altrettanto scura, e anche qui, diciamo, diffondendo molto la luce in maniera uniforme si raggiunge un risultato abbastanza suggestivo. E sicuramente il doppio flash ha aiutato tantissimo a comporre questo tipo di immagine. Questo è il pagliaccio che vedete anche dietro di me,
e faccio lo stesso identico discorso che ho fatto prima sul discorso, diciamo, della distribuzione della luce. Un granchio freccia, anche qua vedete non ci sono, sì, il granchio è diciamo è ridossato da questa spugna gialla, però riusciamo a illuminare entrambi i lati del soggetto e quindi anche qui la luce si diffonde in maniera uniforme. Stesso discorso qua con questi tunicati, non sto a dilungarmi, ok, va bene. Allora, abbiamo parlato di luce. Ecco, sul discorso flash concludo anche dicendo, sempre a vantaggio della macrofotografia come prima tipologia di foto, di tipo di foto che io privilegerei iniziando a fare fotografia subacquea, anche a livello di utilizzo dei flash è sicuramente molto più facile gestire la luce quando stiamo facendo fotografia subacquea in macro piuttosto che quando facciamo fotografia grandangolare. Oggi i flash esterni si possono gestire con questo sistema che si chiama Slave TTL, che praticamente utilizza, cioè è una gestione totalmente automatica della luce. Noi non facciamo altro che mandare un impulso al nostro flash esterno attraverso un cavo in fibra ottica che dirà al flash la quantità di luce da mandare in base ai settaggi che abbiamo usato o, se la macchina è settata in automatico, a quelli che saranno i settaggi che la macchina ha scelto. E con la macrofotografia, utilizzando questa tipologia, cioè diciamo la gestione totalmente automatica della luce del flash, riusciamo già a ottenere dei buoni risultati. Mentre quando parliamo di fotografia grandangolare, usare i flash in maniera automatica spesso e volentieri non è sufficiente per poter raggiungere dei risultati soddisfacenti. Ok, adesso torniamo al discorso della profondità di campo. Quindi per profondità di campo parliamo della percentuale di immagine, quindi dell'immagine che stiamo fotografando, che riusciamo a mettere a fuoco. E questo fatto in macrofotografia è fondamentale perché i soggetti sono estremamente vicini, spesso e volentieri sono estremamente piccoli, quindi capite che se non siamo perfettamente in grado di mettere a fuoco la porzione o l'intero soggetto che stiamo fotografando, noi abbiamo perso un'occasione e non riusciamo a fare la nostra fotografia. Ora, la profondità di campo ovviamente in determinati casi ci aiuta a fotografare l'intero soggetto se riusciamo a metterlo interamente a fuoco. Però da cosa è, che cos'è che rende la profondità di campo ridotta piuttosto che ampia? Sono due fattori fondamentali: la vicinanza del soggetto all'obiettivo e l'apertura del diaframma, cioè quanto apriamo il diaframma. Più il diaframma sarà chiuso, quindi più l'apertura sarà piccola, più la profondità di campo aumenterà. E lo stesso discorso vale per l'avvicinamento, la distanziamento del soggetto. Se il soggetto è molto vicino, la profondità di campo si riduce. Più siamo vicini al soggetto, più la profondità di campo si riduce. Ora vi ho messo questa fotografia che è perfettamente esemplificativa. Questa è una fotografia scattata con una compatta ad un soggetto che è una mantis shrimp o comunque sia, è un crostaceo che ha, diciamo, l'apparato visivo più sviluppato del regno animale. Quei due tondini che sono i suoi occhi e che sono l'unica parte a fuoco di questa immagine, la canocchia pugile si chiama in italiano, non mi veniva. Vedete che quelli sono i due occhi e qui, con una profondità di campo estremamente ridotta, noi abbiamo praticamente a fuoco solamente gli occhi della canocchia pugile. Tutto il resto dell'organismo, che è bellissimo perché è estremamente colorato, è in questo caso completamente fuori fuoco. Ora, questo è un risultato voluto perché a me in questa fotografia interessava far vedere questi occhi che sono estremamente interessanti, molto particolari, e quindi è questo quello che ho voluto ottenere. Però se noi invece avessimo voluto fotografare tutto l'animale avendolo interamente a fuoco, avremmo dovuto chiudere molto di più il diaframma e ottenere un risultato completamente diverso. Comunque queste sono fotografie dove la profondità di campo è estremamente ridotta. Qua vedete solamente gli occhi. Questo è un nudibranco.
Anche qui vedete che di fatto abbiamo la parte, diciamo, vicino alle antenne del nudibranco, la bocca, che sono a fuoco, e tutto il resto del nudibranco rimane fuori, rimane sfocato. E questo dimostra quanto poca sia la profondità di campo in questa fotografia, perché stiamo parlando comunque di un animale di piccole dimensioni che sarà lungo, non so, 4-5 centimetri. Quindi qui abbiamo sicuramente il nudibranco molto vicino all'obiettivo, e con tutta questa quantità di luce sicuramente l'esposizione è fatta con un diaframma molto aperto, e il risultato è questo effetto sfocato che c'è sul nudibranco. Allora, vediamo invece delle fotografie dove otteniamo una profondità di campo maggiore, che in macrofotografia aiuta moltissimo. Ripeto, a meno che noi cerchiamo di evidenziare un piccolo particolare di un soggetto già piccolo, come vedevamo prima gli occhi della canocchia pugile o la parte anteriore di un nudibranco, se noi, considerando che facendo macrofotografia lavoriamo quasi sempre molto vicini al soggetto, vogliamo comunque avere una profondità di campo sufficiente per riuscire a metterlo interamente a fuoco, l'unica strada che abbiamo è lavorare sui settaggi manuali e quindi chiudere il diaframma. Questa è sicuramente una foto probabilmente fatta con un F22, penso una cosa così, adesso purtroppo non ho tirato giù i dati, però qui vedrete tutta una serie di fotografie dove i soggetti sono interamente a fuoco e sono scattati. Vedete che rispetto a prima, dove c'era moltissima luce nella foto, qua vediamo che appena ci si allontana dal soggetto la luce è pochissima, perché stiamo lavorando sia con un diaframma molto chiuso, sia con un'esposizione, con un tempo di esposizione molto rapido. E questo ci permette appunto di avere quasi tutto quello che stiamo fotografando molto a fuoco. Vedete questo pesce pagliaccio con l'anemone, e qua è molto piccolo questo pesce, però comunque sia l'anemone dietro già comunque si allontana dal soggetto, e avendo il diaframma molto chiuso la fotografia è quasi interamente a fuoco. Ok, e questo è un po' il concetto del diaframma e della profondità di campo. Ora, quello su cui noi giochiamo quando lavoriamo in macrofotografia sono proprio questi elementi qua, quindi sono la messa a fuoco, la profondità di campo, come vogliamo gestire gli sfondi. Gli sfondi sono fondamentali per fare delle fotografie che non siano quelle ID pictures che abbiamo visto all'inizio, dove si vedeva un soggetto con dietro uno sfondo che però, diciamo, non faceva altro magari che disturbare un po' l'occhio, comunque portare via attenzione da quello che era il soggetto. Invece noi, sapendo e quindi lavorando con la fotografia con i settaggi manuali, possiamo sfruttare gli sfondi a nostro vantaggio. Allora, la prima tecnica è quella del cosiddetto bokeh, o diciamo è una parola giapponese, si intende sfocato. Quindi usiamo quello che è lo sfondo che abbiamo dietro il nostro soggetto, sfocandolo in maniera diciamo voluta, quindi anche qua lavorando con una profondità di campo minore, quindi facendo in modo che sia molto a fuoco il soggetto che abbiamo davanti e che subito dietro si sfochi l'immagine. Quando il colore dello sfondo è un contrasto piacevole rispetto a quello che è il soggetto, qua vedete che questa è una castagnola delle Canarie che ha delle colorazioni abbastanza particolari, e dietro c'era queste alghe verdi che davano un bel contrasto, e io, aprendo il diaframma, ho diminuito la profondità di campo, ho utilizzato appunto questo bokeh verde per fare spiccare il soggetto rispetto allo sfondo. E questo indubbiamente rende la fotografia, da un punto di vista artistico, creativo, un po' più interessante rispetto alle foto che abbiamo visto all'inizio della serata. Quindi questo, il bokeh, lo sfocato, è uno dei sistemi con cui possiamo lavorare per rendere le nostre macrofotografie, diciamo, più interessanti. Un altro sistema che io adoro e che cerco di utilizzare in tutti i casi in cui posso è, diciamo, la tecnica dello sfondo nero. Allora, qui io questa foto non l'ho ritoccata, quindi l'ho presa così com'è, e l'ho messa, e se vedete con attenzione nel lato superiore destro della fotografia si intravede
quello che è uno scoglio marrone scuro. Quindi questa foto facilmente si poteva, diciamo, sistemare con un programma di fotoritocco in modo che il nero fosse completamente uniforme, però è cosa che magari se doveva essere utilizzata, non so, per essere stampata così magari avrei fatto, ma qui l'ho voluto fare per farvi capire. Questa fotografia è stata stampata in pieno giorno, quindi con una luce che c'era in quel momento lì, però io cosa ho fatto? Ho utilizzato un diaframma chiusissimo, ho utilizzato un tempo di esposizione molto veloce, quindi sarà un 250esimo con F22, ho posizionato i flash in maniera, diciamo, praticamente in modo che andassero a illuminare in maniera laterale il soggetto, quindi avrà avuto questo nudibranco nel momento in cui è stato fotografato, un flash sulla sua destra, un flash sulla sua sinistra, che puntavano uno verso l'altro, i flash, quindi non puntavano verso lo sfondo, e utilizzando la combinazione di questi tre fattori si riesce a fare in modo che lo sfondo sia praticamente invisibile, e quindi soprattutto su dei soggetti con un colore vivace, molto chiaro, come questo nudibranco quasi completamente bianco, chiaramente lo sfondo nero lo stacca e gli dà particolare risalto. E qua vi ho messo tutta una serie di fotografie dove, utilizzando questa tecnica, si ottengono dei risultati interessanti. Questa è una seppia, queste foto che vedete sono tutte, non sono fotografie fatte di notte dove, diciamo, è semplicemente il nero del buio che rende la fotografia così, ma sono ottenute facendo dei settaggi manuali particolari, che sono quelli che vi ho appena detto. E quindi vedete, non so, questa sembra un'astronave nello spazio. Questo gamberetto che fluttuava durante una decompressione vicino a me, e anche lì, diciamo, era molto collaborativo, si è quasi andato ad appoggiare sullo blocco, quindi vedete la definizione dell'occhio piuttosto che dell'antenna, non c'è tutto, però è una fotografia che, insomma, a me dà soddisfazione. O anche qui, ecco, io, fate conto che quelle foto purtroppo hanno un po' di sospensione, non le ho sistemate particolarmente bene, però anche qui vedete che le antenne di questo gamberetto così bianche, che vanno a segmentare la fotografia utilizzando sempre la tecnica dello sfondo nero, la rendono una fotografia, diciamo, piacevole da vedere. Qui abbiamo un ramo di un particolare tipo di corallo che nel Mediterraneo cresce a profondità piuttosto importanti, che è bellissimo perché ha questo contrasto tra l'arancione della parte dura e i polipi estroflessi completamente bianchi, e anche qua con lo stesso discorso con la tecnica dello sfondo nero. Questa è fotografata con un obiettivo macro 60, dove vedete tutto il corallo e tutta la composizione intera. Questo è lo stesso tipo di corallo, fotografato però con un 105 macro, dove sono andato a fotografare, diciamo, i polipi nel loro dettaglio, con la bocca del corallo nel mezzo del polipo, e sempre staccandola con questo effetto dello sfondo nero. Qua abbiamo delle flabelline che stanno deponendo delle uova, e anche qua il colore viola della flabellina e soprattutto delle uova, qua stiamo parlando di soggetti molto piccoli, con un fondale banalmente, non so, azzurro o comunque con qualche altra cosa dietro, sicuramente saremmo andati a perdere quelli che sono determinati particolari di questa foto. Invece lo sfondo nero permette di vedere tutto lo svolgimento, diciamo, dell'azione. Oh, ecco, questi qua sono dei tunicati piccolissimi, qua proprio parliamo di una, anche qua di un soggetto di veramente piccolo piccolo, di forse un paio di centimetri, 3 centimetri, non di più, sembrava un albero di Natale, addirittura la sospensione sembra quasi una nevicata, e anche qua, staccandola col fondo nero, diciamo, ho ottenuto questo effetto. Fate conto che la luminescenza è tutta frutto della meravigliosità di questa specie. O anche qui abbiamo un ramo di Gorgonia dove, volendo andare a cercare, ci sono due cavallucci pigmei nell'angolo, diciamo, a sinistra in alto della fotografia. Però anche qui, diciamo, sia il ramo sia i cavallucci pigmei si apprezzano meglio, secondo me, avendo dietro un colore nero piuttosto che avendo un colore che facesse meno contrasto
di quello che vedete nella fotografia. Ok, quindi abbiamo parlato di come utilizzare lo sfondo in macrofotografia subacquea. Adesso vi parlo di un paio di tecniche ulteriori per dire che la macrofotografia subacquea è un mondo e volendoci si può anche dedicare solamente a quello e c'è sempre da imparare, sempre da fare esperienze nuove. Due tipologie di fotografia macro subacquea con cui io non mi sono ancora cimentato, quindi vi farò vedere delle foto di altri subacquei, e sono: la prima è l'utilizzo di questo snoot, che si scrive così, che praticamente è un modo di concentrare il fascio di luce prodotto dal flash in un unico punto specifico, invece che diffondere tutta la luce. Andiamo a posizionare praticamente un tubo piuttosto che un filtro davanti al flash, e quello che otteniamo è questo effetto qua. Quindi andiamo a illuminare solamente un piccolo dettaglio di un animale, di un soggetto, di qualunque cosa volete. Quindi quello che otterrete sarà, diciamo, la tecnica dello sfondo nero che abbiamo visto prima, però portata, diciamo, a una sua massima conseguenza, perché avrete, diciamo, uno sfondo nero che va a riempire completamente l'immagine, tranne che per quel piccolo punto che viene illuminato dallo snoot. E in questo caso abbiamo un pesce piatto, probabilmente questo è un rombocellato o una sogliola, comunque un pesce piatto su un fondale di sabbia, e qui il fotografo ha posizionato lo snoot in modo da illuminare solo l'occhio e una parte della bocca, e con un risultato artisticamente molto interessante. Quindi questo è un altro tipo di fotografia che si può fare e che secondo me regala delle belle soddisfazioni. Ultima cosa, e forse la più recente che è arrivata per quello che riguarda la macrofotografia, è l'utilizzo, si chiama reverse ring macro, ed è l'utilizzo, qui parliamo di una tipologia di foto che si può utilizzare solo con macchine con l'ottica intercambiabile. Cosa facciamo? Andiamo a mettere un obiettivo macro, invece che montato come normalmente lo andiamo a montare, lo montiamo girato dall'altra parte, quindi con, diciamo, un adattatore che permette di andare a montare l'obiettivo al contrario. Quindi avremo la parte che normalmente si infila all'interno della macchina fotografica sarà verso l'esterno e viceversa. Quindi cosa succede? Che la lente dell'obiettivo macro, che normalmente lavora in maniera, è convesso rispetto al sensore, l'avremo posizionato al contrario, quindi l'avremo concavo. E questo che risultato permette di ottenere? Praticamente avremo un'immagine che è interamente sfocata, tranne che per un piccolissimo punto del centro della lente, che in questo momento si trova, diciamo, concava rispetto al sensore, e questo dà una, diciamo, la possibilità di fare delle fotografie da un punto di vista artistico molto particolari. Questa foto l'ho presa è scattata da Imran Ahmad, che ho conosciuto personalmente, è un bravissimo fotografo subacqueo, quando ho conosciuto era in un posto a fare fotografie ed era lì per una intera settimana solo per fare questa tipologia di fotografie. È molto difficile perché la messa a fuoco è veramente complicata, però ecco, questo effetto mosso tutto intorno con il centro perfettamente a fuoco è sicuramente un altro modo di poter fare delle fotografie macro che hanno, diciamo, qualcosa di diverso da quelle che si possono vedere normalmente. E con questo, diciamo, le cose che penso sia opportuno dire della macrofotografia in questa sede mi paiono più che sufficienti. Adesso vi parlo magari in maniera un pochino più rapida di quello che riguarda la fotografia grandangolare, soprattutto perché la fotografia grandangolare è veramente una tipologia di fotografia molto complessa, soprattutto in immersione. Diciamo, innanzitutto si lavora solo ed esclusivamente in manuale, perché pretendere di fare delle fotografie
wide, grandangolare, in immersione con una macchina settata in automatico, vuol dire non riuscire a ottenere nessun tipo di risultato apprezzabile. Quindi bisogna conoscere bene la macchina fotografica e sostanzialmente quando vogliamo fare una fotografia dobbiamo andare a mettere a posto due cose, cioè dobbiamo andare a mettere a posto quella che è l'esposizione dello sfondo. Allora, qui io ho preso delle fotografie che non sono particolarmente belle o significative, per dire quando si comincia che cosa si può, su cosa si può lavorare. Bisogna innanzitutto settare l'esposizione della macchina in modo che lo sfondo della fotografia sia del colore che ci soddisfa. Dopodiché andiamo a posizionare i flash e a regolare la luminosità del flash su un soggetto in primo piano che va, diciamo, a stagliarsi rispetto allo sfondo. Quindi di fatto quando facciamo una bella fotografia subacquea grandangolare, noi è un pochino come se stessimo ragionando per fare due fotografie in una, ok? Quindi tipicamente si comincia a mettersi sul fondo, a lasciare i flash spenti, a lavorare facendo delle fotografie mettendo correttamente in esposizione quello che è lo sfondo blu, e poi quando abbiamo familiarizzato e iniziamo a ottenere, diciamo, degli sfondi che ci danno soddisfazione, che sono belli, piacevoli, inizieremo a lavorare sul soggetto principale e quindi sui flash. Per cui è un lavoro piuttosto più complicato da fare. Io qua ho scelto qualche foto, ecco, chiaramente quando il soggetto si trova all'interno, per esempio, di una grotta, come in questo caso, chiaramente tutto molto più facile, però ecco, questo lo dico perché il grandissimo vantaggio della fotografia grandangolare è che la fotografia racconta sempre una storia, è di ampio respiro. Qua praticamente, se uno si è mai chiesto come mai la cernia bruna, quella nostra cernia del Mediterraneo, ha quelle macchie gialle sulla livrea, quando poi la vedete in una grotta dove ci sono queste spugne che di fatto richiamano sia a livello cromatico sia a livello di forme la cernia, capite con quanto diventa mimetica all'interno di una grotta, e quindi si capiscono tante cose. Quindi quando una fotografia grandangolare racconta qualche cosa, secondo me ha ottenuto il suo scopo. Ecco, e quindi qua adesso vi faccio vedere una serie di fotografie dove abbiamo questi due elementi, cioè abbiamo uno sfondo più o meno blu, più o meno grande, più o meno piccolo, e un soggetto illuminato con luce artificiale in primo piano. Questo è lo stesso corallo che avete visto prima, l'avete visto fotografato con un 60 mm macro, l'avete visto fotografato con un 105 macro, questo è fotografato con un grandangolare 17 mm, quindi è un ramo molto grande, la castagnola che vedete che guarda verso l'obiettivo è molto più vicina ai primi rami piuttosto che a tutto il resto del corallo, e quindi ecco qua avete una composizione. Ecco, questa, se vogliamo, è tutto quello che ci deve essere in una fotografia grandangolare subacquea. Quindi avete uno sfondo, che dà una sensazione di spazio, avete un relitto, avete uno sfondo blu, e poi avete in primo piano, a dare colore alla fotografia, avete una stella marina, un pesce donzella, e quindi, anche qui vedete che è come se io avessi messo una fotografia, la fotografia del soggetto in primo piano è accostata ad una seconda fotografia di un relitto fatta in fotografia, con luce ambiente. Questo è un'alcionaria, anche qui, ecco, posizionata nel centro, quindi senza particolari velleità sulla composizione dell'immagine. Grandi rami di gorgonie, di corallo, di spugne. Questi sono i tipici soggetti, da macrofotografia subacquea. Allora, si ottiene sempre un risultato più interessante lavorando con l'obiettivo che illumina dal basso verso l'alto, perché chiaramente la luce del sole, quando ce l'abbiamo, quando non sovraespone troppo, come per esempio in questa immagine, indubbiamente c'è troppa luce su quel lato lì, però indubbiamente ci regala tutta una serie di sfumature dal bianco all'azzurro chiaro fino al blu più intenso, che ovviamente stagliano poi quelli che sono i colori del soggetto. Ecco, poi c'è
Io non sono un amante del subacqueo come soggetto di immersione, di solito mi piace sempre di più illuminare e fotografare soggetti, diciamo, naturali, però indubbiamente nella fotografia grandangolare spesso e volentieri inserire un fotografo, scusate, un subacqueo, ci permette di dare una sensazione sia di spazio sia di proporzioni di quelli che sono, diciamo, gli oggetti che stiamo, i soggetti che stiamo fotografando. Vedete, questa parete qui, vista così, è difficile capire che dimensioni possa avere, però nel momento in cui vedete un subacqueo che c'è nell'immagine, riuscite già a capire che stiamo parlando comunque di un ramo di gorgonia molto grande. E comunque, diciamo, dà anche un senso di spazio, di profondità all'immagine. Quindi ovviamente il subacqueo è molto più lontano rispetto al soggetto, questo corallo frusta, e quando potete fare in modo che il subacqueo utilizzi la torcia puntandola verso di voi, ovviamente se è a una distanza sufficiente da non andare a incidere sull'immagine, sicuramente aiuta a dare un senso artistico alla fotografia. Ecco, a proposito di proporzioni, voi vedete, questa è una spugna enorme, gigantesca, dove ci si poteva infilare dentro e sparire dentro, però se io non avessi avuto un compagno di immersione che in quel momento si metteva di fianco e molto pazientemente, perché per riuscire a illuminarla più o meno tutta ho dovuto lavorare con i braccetti, aprirli proprio al loro estremo, sparare il flash a tutta potenza, perché eravamo anche diciamo abbastanza profondi e quindi diciamo era una situazione abbastanza complicata. Con qualche minuto di lavoro, avendo un compagno paziente che è rimasto lì ad aspettare la mia fotografia, ho reso giustizia a quelle che sono le proporzioni di questa foto. Se voi toglieste da questa fotografia il subacqueo, quella spugna poteva essere lunga 20 centimetri e invece non 2 metri e passa come era in realtà. Ecco qua, sempre, diciamo, qua non abbiamo la torcia, però abbiamo un subacqueo dietro, è un soggetto, una stella marina in una posizione molto particolare, in primo piano, quindi anche un fondale sabbioso. Se riuscite a trovare un elemento colorato, la potete comunque, diciamo, rendere interessante da un punto di vista fotografico. I relitti, chiaramente i relitti per la fotografia grandangolare sono indubbiamente un buonissimo tipo di soggetto, e chiaramente anche qua la presenza del subacqueo dà una dimensione di quella che è, diciamo, questa prua che si, in assetto di navigazione, che si stacca dal fondo, e quindi qua avete il sole, avete il subacqueo, qui praticamente i flash non lavorano. Questa è una fotografia scattata con semplicemente luce ambiente, però comunque, diciamo, magari poco colorata, ma indubbiamente, diciamo, suggestiva per quello che riguarda il relitto. Ecco, anche qui, diciamo, la dimensione di questa spaccatura nella roccia è resa interessante dalla posizione del subacqueo nel mezzo. E qua per dire, a proposito di luce ambiente, qui c'era molta visibilità, la spaccatura era bellissima con questa forma geometrica quasi perfetta, quindi ho scattato un po' di foto con i flash, dopodiché ho pensato di provare a staccare completamente, a usare solo la silhouette del fotografo, l'azzurro che penetra nella grotta e il raggio della luce che illumina una porzione dello scoglio. Diciamo che se in quel punto illuminato dalla torcia del subacqueo ci fosse stata una stella marina o, diciamo, un colore, ecco, questa foto mi avrebbe dato particolare soddisfazione. Comunque, per dire che indubbiamente sulla fotografia grandangolare le possibilità sono infinite, si tratta solo di concepire, di pensare a che tipo di fotografia possiamo fare a seconda degli ambienti dove ci troviamo a lavorare. Qua niente, sempre subacquei inseriti in un determinato contesto e quindi comunque con una macchia di colore. Questo è un selfie, quindi per dire che, ecco, questa l'ho messa perché anche la barca in superficie è un soggetto che rende da sempre profondità all'immagine, da sempre un senso di ampiezza.
Qui ero in decompressione, quindi sarò stato in 5 metri d'acqua e quindi stavo giocando con la macchina fotografica, ho fatto in modo che i flash mi illuminassero, ho girato la macchina cercando più o meno di prendere sia l'imbarcazione sia il mio faccione, ho scattato e facendo un po' di prove più o meno a un certo punto, ovviamente con la, diciamo, complicazione di non poter guardare in macchina mentre scattavo, però facendo un po' di prove, ecco, giocando è venuta fuori questa fotografia che è simpatica. Il discorso di fotografare dal basso verso l'alto, qui avete un pesce scorpione, un lionfish, che è un soggetto inflazionatissimo che ormai non fotografa più nessuno perché ne abbiamo visti in tutte le salse, però ecco, è molto difficile trovarli staccati dalle pareti, però se capita, in questo caso qui mi passava sopra e quindi visto dal basso verso l'alto, con quell'altro poi sopra che va un po' a replicare la stessa forma in lontananza, quindi uno con luce ambiente e l'altro fotografato e illuminato dai flash, diciamo è un soggetto inflazionato, però fotografato con una prospettiva diversa dal solito. Questa è una fotografia che chiaramente si può fare con un obiettivo grandangolare, ma non certo con un obiettivo da macrofotografia. Sempre il discorso dell'imbarcazione. Qui chiaramente la superstar è lo squalo in primo piano, la dentatura e tutta la minacciosità del caso. Però secondo me, a parte diciamo i raggi del sole che entrano dentro e quindi comunque danno questa luminosità alla fotografia, la barca sullo sfondo, il motoscafo sullo sfondo, boh, secondo me gli dà qualcosa di più, di diverso. E indubbiamente rende anche giustizia a quelle che sono le dimensioni dell'animale che stavo fotografando. Stesso soggetto, stesso discorso. Qui avete, chiaramente qui si fotografa all'interno di una gabbia, io ero in una gabbia posizionata più in profondità, lo squalo è di dimensioni veramente enormi, però se non ci fosse quell'angolino dove vediamo i fotografi, scusate, i subacquei all'interno della gabbia, forse qui rende ancora di più l'idea, sarebbe difficile capire di che animali stiamo parlando, cioè le dimensioni di questi animali rispetto ai fotografi. Quindi qui, ecco, non abbiamo particolari velleità artistiche, non abbiamo niente di illuminato in maniera, cioè con i flash, questa è tutta luce ambiente, però chiaramente quando i soggetti hanno una loro ragione di esistere, se si riesce a inquadrarli in modo da rendergli giustizia, quantomeno, ecco, sono foto che raccontano una storia. Ok, adesso per finire metto insieme quelle che sono le due cose, perché da un po' di anni per le custodie reflex e per gli obiettivi grandangolari si può comprare un oblò particolare che si chiama mini dome, quindi è un oblò di piccole dimensioni che permette di avvicinarsi moltissimo ai soggetti e quindi a scattare delle vere e proprie fotografie macro, però con un obiettivo grandangolare, quindi diciamo è un pochino la quadratura del cerchio. Ora non parliamo di macro spinta, cioè non possiamo andare a fotografare il cavalluccio pigmeo o soggetti estremamente piccoli, ma se parliamo di, diciamo, macro fotografia normale, ecco, il nudibranco è proprio l'esempio migliore. Qui questa fotografia è scattata con un 17 mm. Sono praticamente appoggiato, quasi appoggiato con l'oblò al nudibranco, ci passeranno due dita tra l'oblò e il nudibranco, però chiaramente voi avete un soggetto macro inserito in un'ambientazione grandangolare, perché oltre al soggetto che ovviamente non risulterà mai in primissimo piano, non riempirà mai tutta l'immagine, perché chiaramente avete un obiettivo grandangolare, quindi avete molto intorno al soggetto e qua avete appunto tutto l'azzurro della superficie o la parete, però ecco, queste si chiamano fotografie macro wide angle, cioè sostanzialmente macro grandangolari. E ecco, guardate, questa è una flabellina, che anche qui sono due che stanno deponendo le uova, tipo quella foto macro che abbiamo visto prima, però anche questa è scattata con un 17 mm grandangolare, con questi nudibranchi anche qui appoggiati praticamente all'oblò,
Però con dietro questa fisionomia della parete che sembra quasi una piramide da scalare, il blu dietro, e quindi diciamo avete sia un soggetto macro sia un'ambientazione grandangolare. E questi mini dome io lo uso tantissimo, a parte il fatto che è meno ingombrante del classico oblò grande che si usa per gli obiettivi grandangolari, però permette anche di fare fotografie di questo tipo. Stesso discorso, obiettivo 17 mm, questo è un granchio freccia di piccolissime dimensioni che stava sul bordo di questa parete all'interno di una grotta con l'apertura sopra, e sono riuscito ad avvicinarmi così tanto da riuscire a evidenziare dei soggetti tipicamente macro. Guardate gli occhiettini del granchio piuttosto che le chele, qua stiamo parlando comunque di un animale piccolo, di piccole dimensioni, e ovviamente sembra gigantesco, ma soprattutto comunque è anche questo inserito in un contesto, inserito con oltre a lui ci sono altre cose, quindi è la bellezza di questa tipologia particolare di fotografia. E quindi diciamo è molto più complessa, però quando si riesce a ottenere dei risultati facendo fotografia grandangolare si dà veramente particolare soddisfazione. Bisogna lavorarci molto perché i primi tempi è facile che magari ci si demoralizzi un po', perché la macchina va conosciuta e va usata molto più vicino alle sue, diciamo, ai suoi limiti rispetto che con la macrofotografia. Va bene, questa era la chiacchierata che ho fatto. Nicola, ti restituisco la parola, spero di non aver sforato troppo, e sono qua. No, non hai... Aspetta che interrompo. Ok, come tempi sei stato perfetto, un'ora esatta, quindi direi non hai sforato, e anzi è un'ora che parlo personalmente è volata, perché comunque ci hai messo dentro tanti argomenti, tanti spunti. Per chi fa fotografia ci sono tanti, ovviamente tanti spunti, e la voglia di mettersi lì a giocare con la macchina per ottenere questi effetti è tanta. Lascerei spazio a curiosità o domande, in chat non ce ne sono state, se però qualcuno ha qualche curiosità si può smutare tranquillamente oppure può scrivere in chat. Rompo il ghiaccio io e ti chiedo una cosa subito, perché abbiamo parlato di macchine compatte la scorsa settimana, ne abbiamo anche citata una che conosco bene, che arriva a fare un lavoro sulla macro, super macro, spintissimo, quindi riesce a fare, appunto, come dicevi tu, a ottenere dei risultati nella fotografia macro quasi paragonabile alle reflex. A livello di invece fotografia grandangolare, ovviamente dicevi che bisogna lavorare molto con settaggi manuali, perché devi andare a lavorare ovviamente sull'esposizione dello sfondo. Secondo te le compattine riesci comunque a giocare bene anche sul grandangolare, o per una questione di ottico, di settaggi, diventano meno utilizzabili rispetto alla macro? Allora, la questione è questa: l'obiettivo fisso di una compatta, che sia anche una compatta, diciamo, non entry level, ma anche di una compatta di livello avanzato, quindi che permetta tutti i settaggi in manuale, è comunque un obiettivo dove lavorare diciamo, facendo vera e propria fotografia grandangolare non è possibile, perché gli obiettivi che andiamo a usare in fotografia grandangolare, quando usiamo l'ottica intercambiabile, sono dei fisheye a tutti gli effetti. Quello con cui ho fatto le foto che vi ho fatto vedere stasera è un 10-17, quindi quando è in 10 addirittura assume la forma sferica, distorce tutte le linee, a 17 riesce a essere, diciamo, dritta, però ha una, diciamo, è un vero e proprio obiettivo grandangolare. Quello che io non ho mai utilizzato, quindi non posso darti delle, diciamo, notizie di mia prima mano, però mi ricordo che settimana scorsa qualcuno era intervenuto dicendolo, ci sono queste cosiddette wet lenses, cioè lenti bagnate, cioè sono delle lenti che si inseriscono all'esterno della custodia durante l'immersione
e che di fatto vanno a trasformare l'obiettivo della compatta e a renderlo più adatto per la macro, se parliamo di lenti che fanno a tutti gli effetti da lenda ingrandimento, oppure ci sono delle lenti fatte appunto bombate che vanno a trasformare l'obiettivo che ha delle limitazioni, quello della compatta, in un vero e proprio obiettivo grandangolare. Non l'ho mai provato, quindi non ti so dire che risultati si possono raggiungere. Quello che ti dico per certo è che queste lenti esistono e quindi qualche cosa si può sicuramente ottenere. Indubbiamente, siccome la luce è fondamentale nelle fotografie, sia nella macro, ma soprattutto per quello che riguarda la luce ambiente, anche nella fotografia grandangolare, ho qualche perplessità sul fatto che comunque andando a mettere davanti all'obiettivo una lente addizionale, io che le utilizzo in macrofotografia, perché spesso e volentieri in macrofotografia utilizzo sì lì una lente bagnata che metto all'esterno per fare un ulteriore ingrandimento, un più 10 che utilizzo per fare quando voglio fare proprio delle fotografie, non so, all'occhio del gamberetto, delle cose microscopiche, uso queste lenti, ma queste lenti a livello di luminosità abbattono tantissimo la luminosità e anche un pochino la definizione. Quindi questa è la mia esperienza per quello che riguarda queste lenti macro. Non conosco quelle grandangolari, quindi ti dico che esistono e con quelle si può fare fotografia grandangolare. A che livello non te lo so dire. Ok. Nel frattempo in chat chiedono se hai un tuo sito internet dove è possibile ammirare le tue foto. No, non ho un sito internet, però ho un profilo Instagram che si chiama Il Marco Zucchini, tutto attaccato, e lì pubblico parecchie delle mie fotografie, quindi se per vederne qualcuna andando lì si possono vedere. Ok, ottimo. E niente, uno spunto, prima o poi dovrei anche fare un sito internet allora, Marco. Allora, aspetta che scrivo sulla chat. Ok. Intanto che scrivi, c'è un'altra, non la chiamerei una tecnica, ma la chiamerei un'inquadratura più che una tecnica, che in realtà io ho visto per la prima volta in viaggio insieme a una persona che è collegata, che l'aveva applicata sulla GoPro, non quindi sulla fotografia ma sul video, che usava però anche per far foto, che è quella specie di oblò che ti permette di fare foto 50% subacquea e 50% fuori dall'acqua. E l'avevamo usata per fare delle foto vicino a un pontile e sono foto d'effetto molto carine. Si possono fare anche con l'obiettivo oblò tipo grandangolare o c'è bisogno di un... Allora, ti dico solo che io ho tagliato altri due argomenti che avevo in coda con qualche foto esemplificativa perché temevo di essere andato lungo. Uno di questi due argomenti erano proprio queste fotografie che vengono definite in gergo half and half, quindi diciamo con metà della fotografia che ritrae l'esterno e poi il profilo dell'acqua e metà sott'acqua. E queste si fanno proprio con gli obiettivi grandangolari, quindi sono foto specificamente grandangolari. E diciamo quello che le rende possibile è l'oblò di grandi dimensioni, quindi un 8 pollici, un 10 pollici. Io non mi ci sono ancora cimentato, l'oblò grande ce l'ho, il problema è che è veramente, veramente di grandi dimensioni, quindi oltre alla macchina che già inizia a essere grande, quando ci metti quell'oblò lì diventa ancora più minacciosa. E indubbiamente sono fotografie bellissime che permettono una creatività estrema perché ti puoi sbizzarrire sia su quello che hai fuori, quindi puoi fare una fotografia con un tramonto sullo sfondo e sotto utilizzare i flash subacquei per fotografare qualche cosa sott'acqua, quindi per dirne una delle mille cose. Io avevo preso per farvi vedere stasera una fotografia di una caravella portoghese e quindi si vedeva la parte diciamo fuori in superficie galleggiante e poi tutti i tentacoli sott'acqua. Quindi sicuramente è una cosa molto interessante,
bisogna dotarsi di questi oblò che sono molto costosi e molto ingombranti, però sono tipicamente da utilizzo per fotografia grandangolare, quindi quelle foto che vediamo fatte così sono tutte fatte con dei 15 mm, dei 18 mm, questo genere di obiettivi qua, insomma. Ok. Se ci sono altre curiosità, fatevi avanti, non fate timidi. Io ho una domanda, forse un po' pungente, non lo so, critica magari. Speriamolo. Però, quanto fastidio andiamo a dare alle specie che fotografiamo con l'utilizzo dei flash? Ottima domanda. È sicuramente un tema abbastanza scabroso e per quello che riguarda la fotografia subacquea non è solamente il problema dei flash, ma è proprio il fatto che ci sono dei fotografi subacquei che vanno a spostare soggetti, prenderli con le mani, posizionarli per potergli permettere di avere un determinato sfondo. Addirittura, guarda, per raccontarti uno degli episodi più clamorosi, in qualche anno fa, in un concorso abbastanza importante, c'è uno che ha vinto la gara, appunto la categoria fotografie macro, facendo una fotografia a un tipo di gamberetto molto particolare che vive solamente all'interno di una certa conchiglia che si chiama Pinna nobilis, una conchiglia di grandi dimensioni, e questo gamberetto praticamente è un parassita di questo mollusco, quindi vive all'interno di questa pinna, e quindi la giuria gli ha dato il primo premio. Dopodiché si è posto il problema di capire come cacchio aveva fatto a fare questa fotografia. Lui sosteneva che aveva trovato questo gamberetto, tra l'altro un gamberetto di colore bianco, quasi trasparente, quindi è chiaramente un animale abituato a vivere in un ambiente buio, scuro. E, insomma, per fartela breve, c'è stato un altro soggetto che stava facendo il concorso fotografico insieme a lui, che non solo lo ha visto che rompeva una pinna nobilis per tirar fuori questo gamberetto, ma lo ha anche fotografato, e quindi chiaramente poi è stato squalificato e ha fatto una figura piuttosto barbina. Quindi indubbiamente la tua è una domanda che ha molto senso, e ci sono situazioni indubbiamente complesse. L'esempio proprio tipico è quello dei cavallucci marini, che sono animali molto molto sensibili. Poi, quando parliamo di quelli dei pigmei, quindi di alcuni che abbiamo visto stasera, sono animali veramente delicatissimi, microscopici, e chiaramente sono stati scoperti anche molto recentemente, quindi sono un soggetto molto ricercato dai fotografi, è molto difficile metterli a fuoco, quindi tipicamente capita di vedere il fotografo, diciamo, dilettante, che la guida gli fa vedere il cavalluccio pigmeo, perché sennò mai nella vita lo avrebbe visto, perché è microscopico, se non hai occhio non lo vedi mai, e quindi che gli spara decine e decine di fotografie sperando con una fotografia di metterlo a fuoco. Io ti dico, si sta sensibilizzando l'ambiente. Io, viaggiando abbastanza con questa passione e andando in posti dove si fa fotografia subacquea, ti dico che in molti resort, durante il briefing, le guide dicono proprio che a determinati animali, diciamo, soffrono. E addirittura dei cavallucci marini possono addirittura morire per l'intensità della luce del flash. Quindi quello che cercano di fare è di dire alle persone: va bene, noi ve lo facciamo vedere, scattate un paio di foto, ma non state lì a flasharli fino a bruciarli. Però capisci che è una questione comunque complicata, perché quando si parla di turismo i numeri comunque sono tanti. Quando la guida trova una gorgonia dove ci sono su questi cavallucci, capace che per giorni continua a portarci fotografi, quindi indubbiamente qualche danno si fa. È un problema, come mille problemi, diciamo, ambientali legati alla relazione tra l'essere umano e la natura. Chiaro, chiaro, poi immagino che la fotografia magari è il minore dei problemi.
però ero solo curioso. Grazie comunque. Ci mancherebbe. Chiaramente diciamo che è molto lasciato alla sensibilità del fotografo. Anche solo il fatto, innanzitutto quello che dicevo l'altra volta, visto che tu hai tirato fuori un discorso indubbiamente importante, diciamo i danni più grossi normalmente i fotografi li fanno andando a colpire con parti del corpo, dell'attrezzatura, l'ambiente subacqueo, perché quando si lavora in ambienti coralligeni, molto ricchi di vita, e gestire la macchina fotografica in immersione non è facile. Spesso e volentieri, come abbiamo visto stasera, si lavora a pochi centimetri dai soggetti che andiamo a fotografare, quindi lì è un attimo che se il tuo assetto non è più che perfetto, nel momento in cui sei lì che stai guardando la macchina, stai cambiando un parametro, una regolazione, eccetera, nel frattempo vai a sbattere con una pinna su un ramo di corallo, lo butti giù, spacchi una gorgonia, ti sdrai sul fondo, quindi... Questi sono sicuramente i danni più grossi che fa la fotografia subacquea. L'unica, diciamo, cosa si può fare? Si può cercare, uno, di sensibilizzare le persone dicendo queste cose, quindi in tutti i briefing ricordare queste cose qua. E due, fare in modo che chi fa fotografia subacquea non la faccia se prima non ha raggiunto un livello, diciamo, di assetto avanzato. Per cui queste cose sono sicuramente da fare. E poi chiaramente è una questione di buonsenso. Purtroppo il buonsenso è una merce piuttosto rara e si spera che le cose migliorino sempre di più. Chiaro. In chat intanto giustamente scrivevano che hai pienamente ragione, ci vuole buonsenso. E questo penso che lo sottoscrivano tutti. E prima faceva presente che in realtà la fotografia in generale, il flash soprattutto, l'intensità del flash potrebbe magari dar fastidio anche ai coralli, perché in effetti anche i polipi dei coralli sono fotosensibili e quindi sono molto sensibili a sbalzi di illuminazione. Sì, è vero anche che il corallo ha la possibilità di ritrarsi. Quindi innanzitutto diciamo... Normalmente quando fotografiamo il corallo di giorno, quasi sempre lo fotografiamo con i polipi introflessi, quindi vediamo solamente lo scheletro osseo del corallo, e mentre può capitare di vederli estroflessi se lavoriamo in ambienti bui, all'interno comunque in zone poco illuminate o tipicamente di notte. Però quello che succede normalmente è che quando fotografi un corallo e gli dai fastidio, lo vedi ritrarsi, lo vedi chiudersi, e quindi comunque quella è indubbiamente una forma di protezione che ha. Diciamo che il flash non arriva a, soprattutto in immersione, col fatto che è immerso in un liquido, non arriva a aumentare la temperatura dell'acqua, quindi non è che tu facendo degli scatti anche ripetuti vai diciamo, aumentare la temperatura delle cose che stai fotografando. Però indubbiamente la luce, per esempio per i pesci che non hanno non hanno le palpebre, quindi tutta la luce che... facciamo un esempio di pesca relegato alla pesca subacquea. Non si può pescare di notte, perché tu pescando di notte, nel momento in cui con la torcia illumini un pesce, di fatto lo abbagli, il pesce non vede più niente, rimane completamente immobile e quindi... diciamo non ha nessun modo di potersi difendere. Questo dimostra quanto un flash di una macchina fotografica professionale con la sua potenza su un soggetto come un cavalluccio pigmeo che è 2 centimetri di dimensioni, che danni gli può causare. Quindi ecco, bisogna cercare di fare le cose con un minimo di criterio. Diciamo, se vogliamo vedere anche il bicchiere mezzo pieno, secondo me, diciamo, il diffondersi così a macchia d'olio della fotografia subacquea, dovuta principalmente all'avvento della fotografia digitale e all'avvento di queste compattine che permettono a tutti di ottenere dei risultati comunque soddisfacenti, ha fatto in modo che ci siano sempre più immagini e fotografie dell'ambiente marino, e chiaramente chi inizia a interessarsi all'ambiente marino comincia anche ad interessarsi a quelli che sono tutti i problemi
di salvaguardia degli ambienti oceanici. Quindi diciamo che sicuramente i fotografi subacquei qualche danno all'ambiente fotografando lo creano, però creano anche una sensibilizzazione ad un ambiente che, se le persone non lo conoscono, sparisce senza che neanche ci accorgiamo. Nel momento in cui ogni giorno vengono scattate milioni di fotografie subacquee, secondo me questa cosa indubbiamente serve quantomeno a sensibilizzare un pochino persone che sennò non saprebbero neanche di che cosa stiamo parlando. Condivido. Per rimanere in tema, ci sono anche documentari subacquei, appunto, che hanno sensibilizzato negli anni tematiche come lo sbiancamento dei coralli o la pesca industriale, e hanno quindi reso fruibile a tutti un certo tipo di problema, che altrimenti chi non mette la testa sott'acqua vede una distesa blu e basta e non capisce cosa c'è sotto. E quindi anche il fotografo, in effetti, un contributo in questo senso condivido che lo dà. Se non ci sono altre curiosità o domande... Ecco, io allora vorrei dire, a chiusura della questione, vorrei ritornare a una cosa che ho accennato settimana scorsa, ma che mi sembra anche ottimo per andare un po' a chiudere il discorso. Cioè, che cosa fa veramente la differenza per iniziare ad avere dei buoni risultati, o quantomeno dei risultati che ci diano soddisfazione facendo fotografia subacquea? Non è l'attrezzatura, o comunque, diciamo, ci sono tutta una serie di componenti, tra cui l'attrezzatura, l'assetto nell'acqua, un pochino di occhio creativo, l'occhio in senso assoluto, nel senso della capacità di vedere dei soggetti interessanti sott'acqua, perché solo maturando, soprattutto nella macrofotografia, certe cose non si vedono proprio perché non si sa che cosa stiamo andando a cercare, e se non si ha l'occhio allenato, tante piccole cose sfuggono. Non peraltro ci sono le guide subacquee, che ovviamente conoscono i fondali dove vi vengono a portare, sono tante volte loro che vi fanno vedere determinate cose che se no voi magari passereste di fianco e non vedreste mai. Però io ripeto, qua riporto sempre un consiglio che ho avuto da un fotografo professionista molto bravo e molto famoso, che si chiama Franco Banfi, a cui mi ero rivolto per la scelta dell'attrezzatura, e lui mi ricordo che mi ha detto: guarda, sì, scegli la macchina importante e tutto il resto, però guarda che tu quello che devi fare è prendere la tua attrezzatura, andare in acqua, provare determinati settaggi, determinate inquadrature, determinate composizioni, fare tante immersioni, fare tante fotografie, quindi lavorare molto a livello pratico, e soprattutto una volta fatte queste fotografie, soprattutto adesso che il digitale ci permette di tornare a casa, attaccare, prendere la scheda con le nostre fotografie, schiaffarla sul computer e guardare cosa succede. Quindi quando avete ancora caldo il ricordo di come avete scattato determinate foto, poi ovviamente sapete che ci sono tutti i dati, quindi potete andare a rivedere che settaggi aveva una determinata fotografia quando l'avete fatta, quindi scattare molte foto e a caldo, quindi in tempi rapidi, dopo averle scattate, guardarle su un computer, e se c'è qualcosa che vi colpisce in senso positivo o negativo, quindi una foto che vedete che è venuta particolarmente bene o vi dà particolare soddisfazione, cercare di capire che cosa avete fatto in quella fotografia a livello di inquadratura, a livello di settaggi, qualunque sia l'elemento che vi ha soddisfatto, e se voi fate questa operazione siete poi in grado di andare a replicare quel tipo di esperienza. Se no, le fotografie o ne fate, lasciate la macchina lì e non le fate mai, oppure le fate ma poi le lasciate lì e magari le andate a rivedere un anno dopo, sei mesi dopo, un mese dopo, e cosa è successo in quel frangente lì è difficile ricordarsi. Quindi mi rendo conto che no, non è che facciamo solo questo nella vita, però se volete migliorare la vostra qualità come fotografi subacquei, io vi dico: andate, fate tante foto
e abbiate il perdeteci del tempo sulle foto che avete fatto e guardate che cosa avete fatto di buono e che cosa avete fatto di sbagliato. Perché se invece magari avevate tantissima aspettativa su un determinato soggetto, su una determinata fotografia, poi andate a vedere quando la vedete sul monitor del computer, vi delude tantissimo, cercate di capire che cos'è che non ha funzionato e di modo che la volta dopo, nella stessa situazione, evitate di fare lo stesso errore. Quindi pratica, pratica, pratica. Consiglio recepito. Giustamente in chat dicono avere quindi l'occhio prima per ritoccare il meno possibile il risultato finale. Meno post-produzione si fa ovviamente e più il risultato è riuscito. Arrivo anche a dire che una foto, una bella foto, può diventare una foto spettacolare se andiamo a sistemarla un pochino. Se la foto è una foto mediocre, non c'è ritocco che tenga. Quindi bisogna comunque partire da un livello base buono per poi poter ottenere con il ritocco qualcosa di importante. Ma se non abbiamo delle buone fotografie di partenza come diciamo RAW, quindi come negativo digitale, non ci tirate fuori niente. Quindi è vero che il ritocco ha cambiato molto la fotografia e ha reso tutti i fotografi, però forse questa cosa in fotografia subacquea rende fino a un certo punto, perché soprattutto a livello di luce, a livello di contrasti, di colori, queste cose qua non si riescono a tirare fuori da una fotografia se già non le ha dentro.